Ciao ragazzi, benvenuti in questa presentazione della mod Gearbox. La farò in due fasi. In questa fase andremo a vedere un po' tutti i cambi che hanno i mezzi, perché ogni mezzo ha un cambio a sé, ogni marca, diciamo, ha un cambio a sé e una parte non ha un cambio, ovvero ha un variatore, cioè un monomarcia, diciamo, non so come spiegarvi meglio, come i motorini, diciamo, di una volta o le moto e gli scooteroni, ecco, sono per farvi capire un po'. Allora, quelli tutti a sinistra sono a variatore, quindi c'è poco da dire. Praticamente quando si sale si ha in parte lo schermino sulla destra, lo vedete, motore spento, non va in contrasto con la drive control, quindi vi cambia solo la marcia, cioè il movimento, la freccia che vi dice di andare avanti, che state andando avanti o indietro. Invece di essere verde sopra lo zero dei chilometri orari, nello schermino in basso a destra, è sotto in grigetto, in parte al trattorino bianco, vedete? Se io cambio il senso di marcia, vedete, cambia anche la freccetta e ve lo dice anche sopra nel riquadretto della gearbox. Allora, accendiamo. Ok. Appena accelerate, vedete, viene scritto variatore. Praticamente non potete fare altro che accelerare e il trattore va come se non ci fosse la gearbox, praticamente. Vedete? Così, fate retromarcia e fate così. Allora, poi c'è il fattore frizione. Allora, se usate il volante con tipo il G27 che ha il pedale della frizione, allora potete schiacciare, scusate, sono tutto pieno di appunti perché ci sono molti molti tasti. Allora, apriamo l'F1. Allora, intanto con right shift e meno vicino al right shift, non il meno, quello nel numpad, scusate. Nel tastierino numerico, per capirci. Allora, con quello cambiate in realistico semplificato. Qua non cambia nulla perché praticamente non viene usato nessuna marcia, quindi non cambia nulla. Poi shift O, cambiate il deve essere spento il trattore, cambiate cambio manuale attivo o disattivo. Se lo disattivate vi toglie praticamente la gearbox e attivo ve la riaccende. Poi per adesso qua non diciamo più nulla. Bene, andremo in un altro trattore di quelli con il cambio, per esempio questo, il Sein Fortis. Allora, potete anche qui mettere cambio realistico o semplificato. Allora, con il cambio realistico, cambio manuale attivo, ok, proviamo a partire. Oddio, sono in retromarcia. Proviamo a partire. Allora, vediamo che siamo in quarta M, ok? E alla massima velocità farai 19 km orari, quasi 20, diciamo. Vi dice il consumo del carburante. L'OAD con la percentuale deve essere tipo il carico che ha quanto carico ha l'acceleratore, cioè non so come dirvi, cioè per arrivare a quella velocità usa tot percentuale di forza. Adesso sinceramente non so, non ho ben capito cosa va a stare il load. E poi sotto abbiamo la frizione, che in questo caso è automatica perché io non ho il volante con la frizione. Per attivare o disattivare la frizione automatica dovete premere right
shift più punto e vi mette la frizione, come dire, che dovete usarla voi. Io purtroppo non ho la frizione, quindi lascio la frizione automatica. Ok, allora poi tornando a noi, per cambiare, scusate un attimo che trovo un po' gli appunti. Allora, sì, poi ci sono due gruppi di marce. Allora, beh, l'aumentare e il diminuire la marcia si fa con A accentato e E accentato. Marcia su, no, è sbagliato qua. Perché mi mette gruppo su e gruppo giù. Allora, scusate un attimo, perché questi sono i gruppi, però la marcia non so perché. Right shift, perché ogni trattore ha un suo modo di sì, ha un suo particolare gruppo di marce, quindi ok, comunque con A accentato e la E accentata si cambia marcia, con la A si va su e con la E si va giù. In questo caso, ah sì, scusate che il cambio è automatico, non so perché, ecco, forse. In questo caso vi cambia solamente il gruppo da corte, un po' più lunghe, medie e percorrere, diciamo, la più lunghe di marce. Non capisco perché non mi cambia, cioè rimane in sesta e basta. Questo, ah, ecco qua, un attimo. Con la U, che sono sbagliati allora anche i tasti di default. Scusate un attimo, allora con la U ho scalato. Madonna santa, sono tutti sbagliati. Con cosa mando sulle marce qua? Ah, ecco qua. U è più. Allora, in questo trattore, per esempio, per andare su di marcia con il più, in parte l'invio, ok? E siamo nelle tracce più corte. Con la U scaliamo le marce. Poi con la E e la A accentata, allora con la A alziamo il gruppo di marce. E con la E diminuiamo il gruppo di marce, cioè da corte così, tipo 5,5 km/h, secondo gruppo di marce 4,6, terzo gruppo, ah sì, no, al contrario, scusate, queste sono le più alte, un po' più basse 4,6 km/h, ancora più basse 3,8 e queste sono le ultime che sono 3,2. E questi sono i gruppi di marce che ha questo trattore qua. Poi con più EU cambiamo le marce, vedete? Siamo in sesta, terza, prima. Ok. Se non volete averlo manuale, ovviamente mettete automatico e il trattore cambierà le marce in automatico. Dovrebbe almeno. Sì, solo le marce. Cioè, questo trattore qua, scusate un attimo, ma funziona veramente in un modo strano. È come se fossero invertiti le marce al gruppo di marce, perché quando mettiamo automatico, invece di aumentare le marce, aumenta e diminuisce i gruppi. Quindi magari c'è qualche cosa che non va, la prima volta che mi capita, sinceramente, perché è la prima volta che lo guido questo Saint Fortis. E devo dire che è un po' così così. Comunque, fondamentalmente sono sempre quelli i tasti.
Andiamo in un altro, proviamo questo, il Valtra. Allora, siamo in C3 automatico, vediamo se questo cambia in modo giusto. Vedete, questo aumenta sia il gruppo che le marce quando ha bisogno, in automatico. Vedete, quinta dalla terza e siamo al massimo. Se noi freniamo, per ripartire però non le scala, sì. Il cambio automatico non è che funzioni al massimo. Comunque, in questo abbiamo allora con la E e la A cambiamo sempre il gruppo dal più basso al più alto. Qua sono messi come A, B, C, D ed E, basta, A, B, C, D, e con più e U accentato aumentiamo le marce dalla prima alla quinta in tutti, sì, 5 marce in tutti i gruppi. Ok, proviamo un altro, ce ne sono molti, anche tanti un po' più complessi. Allora, questo proviamo a diminuire tutte le marce. Questo non ha gruppi, mi pare, ha solo marce. Vedete, in automatico le butta su tutte. 17. Ha 17 marce e non ha gruppi di differenza, diciamo. Le ha tutte, ne ha 17 dalle più corte alle più lunghe. E non ha gruppi. Provo a schiacciare, nulla, non ha gruppi. Quindi questo va dalla prima. Scusate un attimo che metto manuale. Va dalla prima 1,6 km orari, che è quella che tira di più, diciamo, quando avete un peso enorme da tirare per partire bene. Poi la seconda, terza, quarta, quinta, sì, ha molte marce, vanno pian piano una ad aumentare il tiro. Le marce basse tirano, ovviamente, le marce alte hanno corsa. Ok, andiamo in un altro, non quello, non questo, questi sono tutti a variatore, quindi lasciamo perdere, sono facili. Andiamo su questo Valtra, vediamo se è lo stesso, sì, questo Valtra è uguale all'altro che abbiamo provato, vedete, cambiano anche per modelli, ecco, questo vediamo se è come il Valtra, ecco, questo per esempio va dalla F1, primo gruppo A, secondo gruppo, F il primo gruppo, cioè cambiano molto 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 strano. Ok, capito, cioè tante volte si invertono, l'aumentare e il scendere delle marce si invertono con i gruppi nella tastiera. Io ho settato il volante, quindi io ho tutto giusto, per quello mi trovo un po' in difficoltà. Solo che per farvi capire ve lo faccio con la tastiera, perché uno può usare la tastiera o il joypad o il volante. Quindi quando usate il joypad e il volante sapete voi i tasti che mettete, quindi è inutile che ve li spieghi. Sto spiegando in base alla tastiera. E in base alla tastiera vedo che ci sono un po' di contrasti tra un trattore e l'altro. Però comunque è tutto funzionante, bisogna solo capire un attimo qual è il tasto per i gruppi di marce e quali sono i tasti per le marce su e giù, diciamo. Allora, qua in questo caso con il più si va dalla A, che è il gruppo di marce più basse, B, C, D e F. E con E accentato e A accentato aumentiamo le marce nei gruppi. Ok, scusate un attimo. Ah, poi c'è anche, sì, questo è manuale eco, che mi ripare con maiusc space si toglie l'eco, che dovrebbe essere un tipo di marce, cioè non cambia, cioè cambia poco, mi pare che vengono tolte delle marce.
Esatto, vengono tolte delle marce quando si va a cambiare la marcia, diciamo prima, seconda e terza, cambia i gruppi, non le fa tutte, in modo da consumare meno, se non mi sbaglio. Ok, quindi questo è così. Proviamo quelli un po' più vecchiotti, diciamo, questi qui. Anche qua non abbiamo il cambio automatico in questi vecchi, abbiamo dove si cambierebbe automatico manuale è la folle, praticamente. Ok, qua abbiamo la A, che sono le marce di gruppo più basse. Mettiamo la prima, ok, vedete? Poi abbiamo seconda, terza, quarta e quinta. E sesta, e fa 31 km orari. E poi abbiamo l'altro gruppo, che è l'S, che ha anche quello 6 marce, però più lunghe. Ok, questo non è molto complicato. Quando vi fermate, vedete, va avanti da solo, dovete fare folle, allora può fermarsi. Nell'altro caso invece passate da automatico a manuale e si ferma. Scusate, stavo fumando una sigaretta che sto parlando troppo. Allora, ok, questo non era difficile. Proviamo il Deutz. Allora, mettiamo manuale. Qui abbiamo con A accentato e accentato diminuiamo e alziamo le marce, e con più e U accentato abbiamo primo e secondo, cioè marce corte e marce lunghe. Poi in teoria non abbiamo nient'altro, no, quindi abbiamo cambio realistico, sì, lo abbiamo attivato, cambio manuale attivato, ok. Quindi abbiamo le marce di un gruppo H2, diciamo, numeri romani. Ah no, eccolo, che ne ha anche altre. Ah, ok, queste sono le più basse. LL, allora LL1 sono le più basse, 6 marce con, guarda, 0,3 km orari, proprio bassissime, però tira molto in questo caso. E queste cose qua devo dire che quando la inserite, questa mod qua gioca molto su questi fattori qua, cioè il trattore veramente fa fatica, non è come l'originale, da originale, veramente dovete scalare per fare una salita con pesi grandi dietro, quindi non è solo un fattore casuale, cioè un fattore così solo non figurativo, cioè è anche pratico, cioè proprio si sente che cambia un po' la dinamica del gioco, ecco. Quindi abbiamo LL, che sono le più basse, poi abbiamo la L, la M, la H e basta. In più abbiamo l'1 e 2, i numeri romani, cioè marce LL1, le più basse, o 2, che aumenta da 1,4 a 1,7 km orari. Qui da 1,8 a 2,3 e via via, no? Diciamo, quindi magari siete una salita, invece di cambiare gruppo, magari state sullo stesso gruppo, però cambiate, diciamo, il gruppo medio, diciamo, dai, diciamo così. Ok, e anche qua ci siamo. Poi proviamo. Mi sono dimenticato di togliere il traffico, vabbè. Poi proviamo l'Urileman. Come pronuncio io un po'. Ok, manuale. Questo ha. Vediamo com'è. Questo ha la L, che è la più bassa. L, M e V, più
1, 2, 3, 5 marce. Anche questo è molto semplice. Ovviamente la V è la più lunga, man mano che si abbassa, sono la L è la più corta, con anche questa 5 marce, vedete? Ok, dietro i carichi che avete, impostate le marce più adeguate. Sì, è molto, cioè ripeto, è molto, si fa molto sentire quando le inserite. Non so come, ma ho provato e non è che ti mette solo il cambio, proprio ti cambia molto la dinamica, del trattore, del tiro, del peso. Sono molto belle, fatte molto bene. Ok, lasciamo qui l'Uhlenmann. Poi ovviamente ci sono tutte questa parte qua che sono a variatore, quindi sono come avere il gioco, diciamo, come nel gioco originale, cioè accelerate, frenate e basta. Però comunque anche loro avranno un modo per dare più giri quando si ha tanto peso e più tiro, e quando non si ha dare meno, cioè dare meno tiro in modo da correre di più, insomma. Adesso mi impapino un po' con le cose, ma comunque se avete un po' in mente come funziona un camion, un trattore o anche il tosaerba, quello che ti siedi sopra, diciamo, ha un minimo di tipo, adesso mi viene da ridere a dirlo, però tipo, non so, la levetta che sposti da tartaruga a lepre, no? Per dire. Con la tartaruga va piano, però ha molta potenza. Con la lepre ha molta velocità, però molta meno potenza, diciamo, di tiro, che sono due cose diverse in questi casi. Allora, qua abbiamo automatico, che è come questo qua è il T7, il T8, ed è come il T7, praticamente ha 17 marce dalla prima alla diciassettesima, dalla bassa, ah no, 19 questo, ok, ne ha un po' di più delle altre, però come vedete ha solo quello, non ha gruppi e né niente, quindi va dalla prima. Così. Io l'ho lasciato automatico perché forse questi qua conviene lasciarli automatici. Molti secondo me conviene lasciarli automatici in base all'età del mezzo, per essere realistici, perché comunque molti trattori sono automatici di quelli nuovi. Anche questo uguale. No, questo ha anche dei gruppi se non sbaglio. Ah no, solo la R era per la retromarcia. Questo ha 16 marce, ok, anche questo è semplice. Vi ricordo, per passare da manuale automatico, la O accentata, e in quelli vecchi è la folle. Mercoledì. Questi sono tutti a variatore, vi ricordo. Adesso passiamo ai camion, magari vediamo questo se. Ecco. Questo ha due gruppi e due marce, cioè doppio gruppo e doppia marcia di aumento e diminuzione. Allora, partiamo dalla più bassa, vediamo. Ok. Ok, allora, questo è un po' più complicato. Allora, A1 e P1 sono le più basse. Poi potete, allora, togliamo l'automatico un attimo. Poi potete aumentare la seconda parte del secondo gruppo con 4 marce a P4. Poi potete aumentare. Quando aumentate la A, però vi toglie. Ah no, ok. Potete aumentare la A 4 marce e la P con 4 marce.
E poi vediamo se ha altri gruppi. No. Ah sì, ecco. A e S. Ok. Però dovrebbe avere anche dall'altra parte la S. O solo la P. Molto complicato questo cambio. No. Ok, allora. La S sono le marce più lunghe e con la P diciamo è un tipo un secondo gruppo di marce che vedete P1 va a 29 con S4 P1 va a 29,6 km orari, quindi è un po' più di tiro e man mano che sale ha meno tiro e più velocità. Poi la A è il gruppo principale più basso con la P che come nell'altro gruppo aumenta o diminuisce il tiro alla velocità e anche ovviamente nella A potete andare dalla prima alla quarta. Sì, non è complicato, praticamente sono cambi differenti per ogni marca e beh, bello anche per questo secondo me, non è monotono e ogni trattore ha il suo modo di cambiare, mi piace molto. Ok, boh, va bene anche questo. I tasti alla fine sono sempre quelli, basta solo capire qual è quello che riguarda quel gruppo o quel gruppo di marce o quell'altro gruppo di marce e si capisce. Qua per fermarsi lo mettiamo vediamo. Ecco, qua bisogna tenere il freno in questi, non c'è. Ah no, ecco. Tenete frenato quando vi siete fermati, vi esce attesa automatica e è come se fosse in folle. Poi riaccelerate, è manuale, ok? Quindi frenate, attendete, ecco, adesso è in folle. Invece in quelli vecchi dovete proprio schiacciare il tasto o accentato per metterla folle, se no continua ad andarvi avanti. Ok. Adesso proviamo i camion. Oddio, dove sono andato? Allora, questi hanno. Allora, questo è il MAN, se non sbaglio, sì. Allora, il MAN, niente. Ha solo le marce, come diciamo il T7 e il T8 della New Holland. Ne ha 13, 12. E fa 93 km orari. Beh, questo non ha nulla di complicato, basta solo cambiare marce dalla prima in su. Quello americano mi pare che sia uguale. Sì, basta solo cambiare marcia dalla prima a, in questo caso, la tredicesima. Il Tatra. La stessa cosa. E ha 6 marce. Potete cambiare. Ah no, questo, ecco, il Tatra, essendo un camion un po' più da tiro, avendo anche due assi, ha anche le marce basse. Low, 6 marce basse e 6 marce normali, diciamo. Proviamo a dare un'occhiata anche magari all'altro se non mi sia sfuggito, al MAN. No, 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 il MAN non ha questo caso e neanche questo. Solo il Tatra ha le marce un po' più basse per trainare un po', anche perché il Tatra è il camion, diciamo, più, se vedete, ha due assi posteriori, ha il serbatoione qua grande. È più un camion da usare come dire, da usare per trainare, per trasportare trebbie, per quelle cose lì. Questo qua è un po' più per portare grano, quelle cose lì col carro. Almeno sì, potete usarle per tutte le cose, però per essere un po' più realistici, secondo me è così. Ok, va bene, per questa prima parte è tutto, mi sono dilungato abbastanza. Nella seconda parte o in un altro video, adesso vedo, vi spiegherò come
come inserire le mod perché siano cioè perché abbiano il cambio anche le mod. È una cosa abbastanza semplice, è solo da fare tipo un copia e incolla. Per esempio, vi do adesso un'infarinata. Per esempio, non so, avete un Fendt rieditato, se andate a comprarlo non vi esce il cambio perché non è un trattore originale. Basta che andate in un file che vedrete nel video, copiate quello della mod, del gioco originale, lo mettete in fondo, ecco fatto, svelato l'arcano. Per magari quelli con cavalli differenti, dopo vediamo, comunque basta fare una percentuale o trovare un trattore che abbia gli stessi cavalli di quelli che mettete, cambiate i nomi e avete, diciamo, i rapporti giusti per quel trattore di cambio. Comunque lo facciamo in un altro video, mi sa perché questo è durato già molto molto molto. Quindi mettete un like, mettete un like, iscrivetevi, che non vi costa nulla, così mi date una mano, mi date voglia. Vi chiedo scusa che in questi giorni non ho postato video, ma ho avuto un problema di connessione. Ci vediamo con il prossimo video che vi spiegherò appunto come mettere e inserire le mod alla Gearbox add-on. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video.